Buongiorno a tutti e ben ritrovati con una nuova pillola dell'arcipelago. Oggi parliamo di un alieno da salvare a Pianosa, la cosiddetta lepre azzurra. Prima di cominciare vi faccio un piccolo promemoria. Vi ricordate tutti che siamo guide ambientali, guide parco, accompagnatori turistici e guide turistiche. Una volta finito questo periodo noi ritorneremo a fare le guide. Quindi le cose che vi spieghiamo così un po' in maniera veloce nei nostri video ve li possiamo spiegare meglio, in maniera più accattivante, vedendo le bellezze di cui stiamo parlando dopo, quindi ricordatevelo. Ed eccoci qua, Pianosa, l'isola piatta per eccellenza, in questa fotografia aerea che mi ha regalato la mia amica Elena Bianchi. Ma cosa ci fa una lepre a Pianosa? È una specie aliena? E che cos'è una specie aliena? Che cos'è una specie aliena? È una specie che è stata portata dall'uomo da fuori. C'è stata un'epoca in cui effettivamente le lepri vivevano a Pianosa e ve l'ho già detto nel video in cui parlavo della macrofauna estinta dell'arcipelago toscano. Ma in quel periodo storico Pianosa non era un'isola, era connessa al continente a causa delle fluttuazioni del livello dei mari. Quindi la lepre è stata riportata sull'isola di Pianosa. Dopo, siamo nell'Ottocento, siamo in un periodo in cui si rinizia a colonizzare l'isola e si portano specie a scopo venatorio. Ossia, a tutti gli effetti, la lepre a Pianosa è una specie aliena. Questo crea dei danni all'ecosistema, portare delle specie da fuori può essere distruttivo, ma in questo specifico caso è stata una salvezza. Eh sì, perché dopo che il parco ha deciso di eradicare la specie, si è reso conto, strada facendo, che apparteneva a una specie, una sottospecie che si riteneva estinta, cioè la lepre europea meridionale, che un tempo abitava tutto il nord Italia. E quindi lo scopo del parco è cambiato. Dalla decisione di eradicare questa specie, perché considerata appunto alloctona, aliena e distruttiva per l'ecosistema pianosino, si è capita l'importanza di preservarla. La questione dell'eradicazione delle specie aliene è delicatissima. Eradicazione significa proprio eliminare completamente dalla radice. Perché vi dico che è una questione spinosa? Perché una parte degli animalisti si schiera a prescindere contro l'eradicazione delle specie aliene, cioè quelle portate dall'uomo, e una parte invece dei cacciatori dice che vanno continuate a portare queste specie per permettergli di continuare a esistere. Quello che non si considera e che soprattutto nelle isole sopravvivono specie che si sono evolute per rimanere lì, spesso più fragili. Il continuare a portare per esempio cinghiali dalla Croazia o lepri dall'Austria va a modificare gli aplotipi, cioè i piccoli gruppi che abbiamo presenti sul nostro territorio nazionale. Quanti e quali aplotipi italiani abbiamo di lepre? Attualmente in Italia abbiamo una specie endemica italiana che è la Lepus corsicanus, la lepre bianca stanziata sulle Alpi, la lepre sarda, e poi abbiamo la Lepus europea, la lepre europea, divisa in più sottospecie. L'europea meridiei, che è quella che viveva nel meridione d'Italia, che abbiamo detto che si è salvata a Pianosa, la cosiddetta lepre azzurra, più la lepre europea ibrida, la lepre europea europea e la lepre europea transilvanica. Le ultime tre, ovviamente, tutte importate a scopo venatorio. E così nel 2016 il Parco Nazionale arriva sull'isola di Pianosa per eradicare la lepre. La lepre ha l'abitudine, come tutti i lagomorfi, di mangiare i butti delle piante giovani e quindi compromette in maniera consistente la vegetazione dell'isola. Guardate che questo non è un caso isolato. Pensiamo a un'isola molto più grande dove i lagomorfi, in questo caso i conigli selvatici, hanno fatto danni enormi. L'Australia. In Australia i conigli fanno ogni anno miliardi di dollari di danni. Tant'è che si cerca di contenerli utilizzando la guerra biologica. E quando il parco ha iniziato l'eradicazione, che consisteva in buona parte, ricordiamo, non nello sterminare l'intera popolazione, laddove è possibile prelevarli e portarli in continente, si sono resi conto, sollevando alcuni esemplari, che la colorazione, soprattutto della parte posteriore della lepre, era cerulea, cioè tendente al blu, per questo è chiamata lepre azzurra. E quindi ci si è resi conto che si trattava di Lepus europaeus meridiei, cioè un tipo di lepre che sembrava sparito ovunque perché ibridato con le lepri pervenienti da fuori.
E quindi il Parco Nazionale è passato dal voler eradicare questa specie al decidere di preservarla ad ogni costo. Cioè, per spiegare meglio, stiamo parlando di una lepre che era sparita, si riteneva estinta, e che invece esiste ancora, non nel suo luogo di origine, ma su un'isoletta in mezzo al mare. Questa cosa secondo me è incredibile. Spesso viene associato alla lotta contro le specie aliene il razzismo, viene tacciata questa cosa di specismo, soprattutto da alcune frange di animalisti. Però tenete conto che si tratta di due cose diverse. Prima di tutto, non esistono le razze umane. Fatevene una ragione, è stato dimostrato più e più volte. Seconda cosa, gli umani si spostano, è una loro scelta, lo fanno. Nessuna lepre ha mai pensato di andare a vivere a Pianosa. Succede perché gli umani, in questo caso, per poterli cacciare, li allevano, li spostano in tutto il mondo per avere carne fresca da cacciare. Questa cosa altera gli ecosistemi, si stravolge l'aspetto del mondo. L'idea di chi crede nella conservazione degli habitat è quella che, se è colpa nostra l'alterazione degli habitat, deve essere anche a carico nostro preservarli e riportarli a uno stato quanto più naturale e originale possibile. E io sinceramente, anche se con le pinze a volte trovo delle reazioni troppo estreme, credo fortemente nella lotta alle specie aliene. Le specie aliene creano danni enormi. Si calcola che in Italia ci siano 13.000 specie introdotte dall'uomo. Però contate che di queste solo 1.300 causano danni gravi agli ecosistemi e agli habitat. La lepre europea meridionale, la cosiddetta lepre azzurra, non è tra queste. Si è calcolato che mantenere viva questa popolazione abbia un vantaggio superiore rispetto ai danni che questa può fare sull'isola di Pianosa. Quindi attenzione, è molto facile quando si parla di scienza e soprattutto di animali, in particolar modo se questi animali sono pucciosi, agire d'istinto, pensare con la pancia. Una cosa simile avvenne quando si decise di eradicare i ratti dall'isola di Montecristo. Le associazioni animaliste insorsero, per quanto un ratto non sia così puccioso. Eppure l'eradicazione del ratto da Montecristo, che era stato importato dall'uomo sull'isola involontariamente tramite le navi, ha permesso alla Berta, che nidifica sull'isola di Montecristo, di passare da un successo riproduttivo di 0 pulli a 1.000 all'anno, cioè a creare una colonia enorme di berte che rende l'arcipelago toscano la seconda colonia di berte in Italia. Quindi perché salvare le lepri e non salvare i ratti? Qual è il fattore determinante? Beh, è semplice, le lepri sono molto più belle. No, non è vero, il fattore ovviamente non è quello, non bisogna farsi ingannare dalla bellezza o da quanto sono simili a noi esseri umani. Pianosa è una specie di Jurassic Park, abbiamo un animale che altrimenti sarebbe quasi estinto. Il ratto nero è diffuso in tutto il mondo e fa dei danni enormi. Il fattore rimane sempre quello, cercare di combattere per mantenere la biodiversità, perché è una ricchezza enorme. Come ho già spiegato in un altro video che vi linko, soprattutto per l'anima, è bello il fatto che il mondo sia vario, è una banalità ma secondo me è verissima. Bene, grazie per aver guardato, il video di oggi è finito, spero vi sia piaciuto, oggi carico il sondaggione per il video di domani, come sempre vi ricordo che noi facciamo questo lavoro gratuitamente e con grande passione, ma vi chiediamo, se vi piace il video, di iscrivervi al canale di YouTube, di seguirci su Facebook e su Instagram, presto anche su LinkedIn, e se potete, se volete, di supportarci con Patreon. È un semplice sistema di abbonamenti col quale potete supportare il nostro lavoro. Come sempre vi lascio qualche link in descrizione interessante per guardare un attimo il dibattito che c'è stato sulle lepri di Pianosa. Ci vediamo domani, fate bravi!